Torre e Torre. Che cos'è il derby per te? È una partita che dura 365 giorni all'anno. E mi piacerebbe viverla sempre. Cosa ti aspetti? Cosa vuoi dal derby di domenica? Vorrei un derby da grifoni. Siccome è Pasqua, mi piacerebbe una cartolina da Criscito alla Branco. Nico, il camiciaio dei vicoli, il camiciaio del centro storico, le camicie diciamo più belle che ci sono qua nel centro storico, con i colletti particolari. Che cos'è il derby per te? Il derby è storia. Il derby è storia da ragazzi, sono passioni del momento. Il giorno dopo, il giorno prima, il giorno durante, è tutta un'emozione per chi vive a Genova da lungo tempo. Da ragazzino si voleva tutto, si voleva demolire l'avversario, ridurlo in poltiglia e farlo diventare oggetto di scherno tutto il giorno successivo. Oggi è più rilassata la visione della partita, sono ragazzi, sono momenti di gioia, momenti di tristezza. Noi ne abbiamo vissuti tanti, sia dalla mia parte che dalla loro, e li conosciamo tutti molto bene, la finale di Champions, la partita a Liverpool, queste cose qua lasciano il segno a chi poi sostanzialmente vive del proprio lavoro, però alla fine dei conti il calcio è il momento in cui ciascun uomo trova un momento di relax e di distrazione dalle proprie attività. E cosa ti aspetti dal derby di domenica? Che li massacriamo, sostanzialmente poi il concetto fondamentalmente è questo, massacrarli e sfotterli il giorno dopo fino a che non lasciano l'ultima stilla di sangue sul campo, sia sulla pelouse che nei bar dove ci divertiamo con i pazzi, ecco, poi sostanzialmente. Oh, finalmente l'amico che conosciamo tutti quanti. Cosa chiederesti a Giampaolo? Di fare un'onesta partita, di uscire con la maglietta sudata e di non lasciare spazio, di non cedere un centimetro e come si gioca nel football americano, guadagnare ogni centimetro sull'avversario, contrasto su contrasto, e di fare questo tipo di partita. Piero, il macellaio dei vicoli, il macellaio genuano, che cos'è il derby per te? Il derby per me è tutto, vedi? Se non vinciamo il derby, sprofondiamo non in Serie B, ma sprofondiamo anche a livello calcistico, a livello sportivo, a livello quello che è. Per me il derby è come vincere uno scudetto e avere meno gente, meno che vengono qua a prendere il culo, diciamo. Piero, cosa ti aspetti domenica dalla squadra? Cosa vuoi? Anima e cuore, come senza mezzi termini, capito? Bisogna che si danno da fare, che cercano un po' di, insomma, perché anche dall'allenatore stesso che metta un po' la squadra in campo come si deve.